Buon pomeriggio, gentili ascoltatori, amici sportivi, bentrovati all'appuntamento con Forza Napoli, sempre del martedì, perché il martedì è un giorno particolare, sapete perché? Perché con noi in studio, cioè in carne ed ossa, oggi in giacca bluette e camicia azzurra, Mimmo Amalfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport. Mimmo, buon pomeriggio. Ciao Gianluca, buon pomeriggio, che bello stare insieme, un saluto a tutti i nostri radioascoltatori ovviamente. Ecco, qui insomma siamo a 23 gradi, dovremmo secondo me aumentare un po', perché insomma siamo una sorta di iceberg in questo momento, immersi proprio nell'iceberg o in un igloo, per dirla in maniera più corretta. Allora, Gianluca Gifuni al microfono con voi fino alle 13. C'è Spider-Man ancora oggi in regia, non si sa perché non sia arrivato ancora Alfredo Maiorano, ma evidentemente Spider-Man è vittima di un sabotaggio. Questa sera c'è Milan-Napoli, siamo a qualche ora di questa partita così attesa. Caro Mimmo, 0816363663 per intervenire in diretta, 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp. Sai che facciamo all'inizio? Ci colleghiamo di solito. Andiamo da Pasquale. Pasquale Tina, il nostro inviato a Castelvolturno. Pasquale, buon pomeriggio. Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Allora, le novità per questa sera, abbiamo letto anche di Scaroni, il presidente del Milan, che si è lamentato ancora una volta e a qualche ora della partita del rinvio di Bologna-Milan, e si temono anche ricorsi da parte del Milan, vedremo, però insomma poteva evitare di infuocare, accendere la partita su questi temi a qualche ora dal match. Questo... Beh Gianluca, però questo secondo me è un discorso che al Napoli c'entra fino a un certo punto, insomma. Una decisione, io posso capire tra virgolette la delusione del Milan di non avere due giocatori importanti stasera, che sono Teo Hernandez e Reinders. Dall'altro c'è comunque il fatto che il Milan abbia riposato, no? Perché non ha giocato, quindi arriva più riposato, e poi il campo dirà insomma se questa decisione è stata, scusa un attimo, ok, se questa decisione se influirà o meno sulla partita. Ora, Napoli è stato ed è spettatore della vicenda, non c'entra assolutamente nulla nella scelta del sindaco di Bologna di chiudere lo stadio, di non far giocare la partita. Che ne pensi, Mimmo Amalfitano, di questo dibattito? Cioè, voglio capire, più secondo te è più forte il problema di non avere Teo Hernandez e Reinders per la squalifica, o diciamo così il beneficio di non aver giocato e di aver riposato per più di una settimana da parte del Milan? Ma io credo che il Milan avrebbe voluto giocare tutta la vita quella partita a Bologna, ora a prescindere da Reinders e da Teo Hernandez, però dico, ma perché andiamo a soffermarci su questioni che riguardano il Milan e la Lega Calcio? Sono robe loro, le hanno create loro. Perché? Perché c'è stato un motivo sicuramente che non non poteva non prescindere da quelle che erano le decisioni della Lega, ovvero decisione del sindaco di Bologna avallata dal prefetto. Ma che cosa c'entra la Lega, che cosa c'entra il Bologna? E in quei giorni c'è stato l'inferno da quelle parti. Allora di che parliamo? Vogliamo ora discutere Reinders, Teo Hernandez, il Bologna e il Milan, quando c'erano persone disperate per quello che stava accadendo? Su, lasciamo perdere. Allora, noi siamo una trasmissione sportiva e non possiamo non ricordare, purtroppo con la pena e il dolore nel cuore, la promessa dello sci italiano che ieri in allenamento in Val di Senales è caduta durante l'allenamento, e purtroppo Matilde Lorenzi non ce l'ha fatta, 19 anni, è deceduta stamattina. Davvero un dramma, e non possiamo non ricordarla. 19 anni per una caduta in allenamento, ieri, oggi è deceduta a 19enne Matilde Lorenzi, promessa dello sci italiano, e insomma più di una preghiera per lei, e ovviamente le condoglianze a tutto il mondo dello sci, ai parenti e alla famiglia della giovanissima atleta. Pasquale, questa sera la formazione del Napoli che affronterà il Milan è quella che ha giocato prima di Lecce praticamente sempre, tranne Gianluca, in realtà rispetto a Lecce sono due cambi, cioè giocano Guaraschelli e Politano, confermato Gilmour in mediana, perché Lobotka non è ancora recuperato. Lobotka diciamo
dovrebbe rientrare domenica con l'Atalanta. Tra i convocati è partito con la squadra, c'è anche Spinazzola che aveva, diciamo, saltato la sfida con il Lecce, sì, per un affaticamento muscolare. Insieme al portiere, no? Al terzo portiere. Pontini non è stato convocato, invece non ha ancora recuperato, e quindi non è tra i convocati. Invece Spinazzola è partito. Quindi due variazioni di formazione, cioè Politano a destra e Quaraschelli a sinistra. Insomma, avevano riposato con il Lecce proprio per essere al top con il Milan, e quindi giocheranno entrambi. Allora, a proposito del titolo del Corriere dello Sport di questa mattina, Scaroni al veleno. Il presidente rossonero minaccia le vie legali dopo il rinvio di sabato di Bologna-Napoli. Il sindaco di Bologna ci ha creato un danno, ha detto. Insomma, Milan-Napoli, che vigilia, perché ci sono anche queste dichiarazioni che, insomma, infuocano e forse... Io comunque, Gianluca, su questo sono d'accordo con Mimmo. La questione tra la Lega Calcio e il Milan, il Napoli non c'entra. Cioè, no, quindi però, se tirare dentro il Napoli, secondo me, non esiste. Se la cioè, sfida... una cosa che il Napoli... Però se Scaroni lo dice stamattina, ieri sera, questo, e stamattina è sui giornali, significa che un po' vuole, diciamo così, condizionare la partita sotto questo aspetto. Ce l'ha con la Lega, Gianluca, non certo con il Napoli. Certo, il Napoli si può creare un ambiente di tensione allo stadio, però io dico, ragazzi, in campo ci vanno i calciatori, si giocano la partita. Se fosse stata una partita a chiacchiere, probabilmente il Napoli sarebbe stato danneggiato, ma perché si gioca in campo, e credo che, insomma, è una roba, continuo a dire, che riguarda il Milan e la Lega. Questo amico scrive: c'entra, è come la Lega di Serie A, ha votato per il rinvio della partita anche con i voti di De Laurentiis e del compare Lotito. Chissà perché. Perché c'entra, mica si vota. Questo amico lo scrive. Ma non si vota il rinvio, abbiate pazienza, il rinvio è una decisione che dei vertici della Lega, l'organo della Lega. Certo, è chiaro che il presidente della Lega è stato votato pure da De Laurentiis, ma questo non c'entra niente con il rinvio. Non andiamo, perché dobbiamo sempre andare alla ricerca di un qualcosa che debba comunque sempre avvelenare una vigilia, ecco, da parte nostra. Questo amico scrive: volete creare una polemica dove non c'è, però l'ha creata Scaroni. Ho capito, ma chi se ne frega? Scaroni se la tenga per sé. Perché poteva parlarne dopodomani e non prima della partita. Ma ne hanno parlato Gianluca anche la settimana scorsa, chiaramente, quando c'è stato il rinvio. Sembrava esaurito quel discorso rinvio, e invece l'hanno tirato fuori a qualche ora dalla partita, e questo è quello che non mi suona. Però, Pasquale, che partita ti aspetti stasera tra Milan e Napoli? Ma guarda, Gianluca, mi aspetto un Napoli attento come quello che stiamo vedendo, che non dia campo al Milan. Conte aveva parlato, insomma, della necessità di non dare campo a Leao non dovrebbe giocare, ma l'esigenza credo sia la stessa. Però, Gianluca, mi aspetto, insomma, che davanti si faccia qualcosina in più, che Lukaku cresca di livello, anche Kvaratskhelia, cioè, e il Napoli, secondo me, per fare il risultato a Milano deve crescere, insomma, nei suoi giocatori offensivi, no? Che anche con il Lecce hanno un po' faticato. Adesso è questo quello che devi aggiungere senza perdere l'attenzione difensiva, perché il Napoli ha la miglior difesa del campionato, 5 gol subiti, in 9 partite 6 clean sheet, se non mi sbaglio, e quindi però mi aspetto che qualcosina in più davanti si faccia, ed è evidente, insomma, che si aspetta una prestazione diversa di quella da parte di Lukaku, che nelle ultime due obiettivamente, insomma, ha fatto poco. Va bene, Pasquale, buongiorno Gifuni, ma ha ragione Scaroni. Perché vuoi fare sempre la vittima? Scrive questo amico. Vorrei vedere se fosse stato il contrario e al Napoli fossero mancati Kvaratskhelia e Lukaku. Sarebbe, allora, qua nessuno successo. Vuole fare la vittima, qua stiamo soltanto parlando di opportunità. Cioè, Scaroni può dire tutto quello che vuole, può adire le vie legali sul rinvio di Bologna-Milan, ma magari dopo averne parlato per 3 giorni consecutivamente poteva evitare di parlarne a 12 ore dalla partita con il Napoli e riparlarne domani mattina. Ecco, questo è soltanto una questione di opportunità. Probabilmente, caro amico, se fosse successo al Napoli una roba del genere, sarebbe stato anche peggio, probabilmente, però ora è una vicenda che interessa la Lega Calcio ed il Milan. Il Napoli non so che cosa possa entrarci in questa vicenda, se non che stasera è l'avversario del Milan. Va bene, grazie a Pasquale Tina. Pasquale, ci sentiamo nelle prossime ore per ulteriori novità, grazie. Mimmo, ciao. Grazie Pasquale Tina, nostro inviato a Castel Volturno. Mimmo Malfitano, devo dire, è stato già da un mese il primo a
predire che il Napoli avrebbe avuto 4 punti di vantaggio sulla seconda alla fine del ciclo delle 4 partite con Monza, Como, Empoli e Lecce. Il Napoli ha 4 punti sull'Inter, seconda in classifica, quindi sono bravo Mimmo, complimenti. Eravamo proprio qui a Radio Marte. Mi pare che fosse proprio la prima puntata. Prima del Monza. La prima puntata, sì, e quindi mi fa piacere che questo pronostico sia stato indovinato, ovviamente, però adesso calma. E allora facciamo così, andiamo in pubblicità, poi tra poco cominciamo la carrellata delle vostre telefonate, dei vostri interventi in diretta allo 0816363663, telefoni aperti. Più tardi avremo anche un dirigente del Milan che è stato dirigente anche del Napoli in passato, che ci spiegherà insomma qual è l'atmosfera in casa Milan, visto che la conosce molto ma molto bene. A tra poco. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre del martedì con Gianluca Gifuni, Mario Palligiano in regia, in studio e Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport. Le vostre telefonate allo 0816363663 in diretta. Andiamo con le telefonate in questo frangente, telefoni aperti e filo diretto con Mimmo Malfitano. Questo amico scrive: io ho fatto di meglio di Malfitano, ho predetto il 4-4 del derby d'Italia, Ross. Vabbè, io questo non me lo ricordo, però è insomma un mito. Però insomma, grande Ross. La matematica non è un'opinione, in questo caso può esserlo, perché 4 più 4 ha fatto più 4 per il Napoli, non 8. Una volta si diceva 4 più 4 di Nor Orlandi, almeno per chi ha la mia età. No, che cos'era questo 4 più 4 di Nor Orlandi? Va bene, buongiorno. La partita doveva essere rinviata per rispetto di quella povera gente di Bologna. Il Milan è stato sicuramente danneggiato dalle squalifiche, lo sarà anche il Bologna, che probabilmente se li ritroverà in campo quei giocatori. Basta cambiare la regola, i giocatori squalificati in caso di rinvio saranno assenti anche nel recupero della stessa. Semplice. Lorenzo da Bolla, interista, questo amico. Però alla fine devo dire che c'è un beneficio, quello che il Milan abbia riposato. È vero che non avrà Teo Hernandez e non avrà Reinders, che è uno dei migliori in questo momento. Anzi, ieri uno che segue il Milan, Franco Ordine, collega giornalista, diceva: certo, avere Terracciano dalla parte della corsia più forte del Napoli, che è quella di destra ormai, con Di Lorenzo, Anghissà e Politano, o avere Teo Hernandez, la differenza la fa, indubbiamente. Però insomma, no, non è che la scelta è Napoli di non farvi è avere. È innegabile che il Milan dal punto di vista tecnico subirà un danno, e su questo non ci piove. Però concordo con l'amico che ha scritto il messaggio, l'interista se non sbaglio. Sì, Lorenzo da Bolla. Quando parla di rispetto per il dolore di quella gente che sta ancora soffrendo, insomma. Allora, ascoltiamo un po' di messaggi vocali, poi andiamo al telefono 0816363663 per intervenire in diretta. Qualche ora da Milan-Napoli con Mimmo Malfitano in studio. Eccoci qui. Buongiorno Gianluca, buongiorno Mimmo, sono Antonio da Piazza del Carlo. Questa sera è una partita importante, bisogna fare risultato, qualunque esso sia, bisogna arrivare lì da Milano con dei punti. Non è cruciale come partita, ma è molto importante sia per la fiducia sia per capire il Napoli cosa può fare realmente, e io sono fiducioso, dai, speriamo che stasera veniamo a Napoli con un buon risultato. Detto ciò, non so che Napoli aspettarmi, se sarà una squadra che pesserà alta o se il Napoli aspetterà il Milan, e se questo poi sia una buona idea. Il Napoli comunque è compatto, ma il Milan ha buon calciatori lì davanti, dietro è un po' ballerino. Va bene, parleremo dell'aspetto tattico, anche di come possiamo immaginare la partita di questa sera, ma andiamo al telefono. C'è già un amico allo 0816363663, c'era. Allora Mimmo, ti chiedo, come immagini questa partita? Napoli che aspetterà e andrà in contropiede? Guarda, se è questa l'identità del Napoli, ovvero quella vista finora, insomma, io credo che farà una partita di attesa per poi provare a colpire in contropiede. E mi è stato chiesto anche stamattina di sbilanciarmi su un pronostico. Io per la verità sono un po' come dire, non voglio esprimermi per un motivo molto semplice, perché non ho ancora capito che cos'è questo Napoli, nel senso. C'è ancora un'incognita secondo te? Sì, è un'incognita, perché finora l'abbiamo visto in difficoltà anche contro
squadre, diciamo, di medio-bassa classifica. Adesso che ci saranno partite un po' più impegnative, voglio capire, magari, ecco perché è importante la gara di stasera, perché giochi contro un avversario come te d'alta classifica, e quindi di conseguenza scusatemi, potremo anche capire l'atteggiamento, anche il punto di vista, come dire, caratteriale, tattico. E stasera potremmo avere le prime risposte. Andiamo al telefono, buon pomeriggio, il suo nome? Lino. Lino, buon pomeriggio. Eccoci. Ok, buon pomeriggio, innanzitutto complimenti per il tuo programma, lo dicono tutti, ma sei un giornalista ad alto livello, in verità. Grazie, okay, per questi complimenti, fanno sempre piacere. Condivido. Ok, allora, molto professionale. Allora, praticamente, l'unica cosa che vorrei dire, qualcuno ha detto in un'altra trasmissione che Lukaku era paragonabile a Osimhen. Perdonatemi, rispetto per Conte, ma se questo è il nostro Lukaku, io penso che avremo bisogno di un attaccante che si fa aprire la testa come Simeone, ma combatte, corre e cerca di fare gol in tutti i modi. Non sarà un campione come Lukaku, quello vero, però penso che il Milan non è né il Lecce e né le altre squadre che abbiamo incontrato, e se vogliamo giocare di rimessa abbiamo bisogno di qualcuno che almeno corre. Che io poi la domanda la passo a voi, ci vorrei una risposta. Sentiamo Mimmo Malfitano che ne pensa. Grazie Lino, nel frattempo io credo, Mimmo, che non... qualcuno ha ipotizzato l'impiego di Simeone, che non ci sarà, perché Lukaku è imprescindibile, deve giocare sempre per vari motivi che poi magari analizzeremo, anche tattici soprattutto. Però dico questo, insomma, il paragone Osimhen-Lukaku credo che non sia attendibile, nel senso che comunque parliamo di un giocatore come Lukaku che, insomma, ha raggiunto i massimi livelli e poi col tempo praticamente sta avendo dei risultati un po' alterni. Osimhen è uno che cresce. Io stavo dicendo purtroppo, e lo confermo, purtroppo, perché mi sarebbe piaciuto averlo quest'anno al centro del nostro attacco, e credo che adesso avremo ancora qualche punto in più. Va bene, 0816363663 per intervenire in diretta. Sentiamo questo messaggio. Buongiorno. Buongiorno. Se posso esprimere un parere in merito alla partita di stasera, io credo che il Napoli debba pensare a se stesso, non debba sottovalutare il Milan che rimane una squadra fortissima, non debba pensare agli assenti o ai presenti, ma debba soltanto giocare e rafforzare la propria leadership. Grazie. Ecco, questa, quindi ha ragione il nostro amico, il Napoli deve rafforzare la leadership e deve farlo, sì, in questo frangente, con queste partite che lo attendono, Milan, Atalanta, Inter e Roma di seguito nel mese di novembre. Al telefono, buon pomeriggio. Pronto? Eccoci qui, è in diretta, buon pomeriggio. Il suo nome? Ciao Gianluca, buongiorno. Il suo nome qual è? Io mi chiamo Carlo, Gianluca. Carlo, buongiorno. Ci siamo visti l'altro giorno da Fumo e Caffè, per il fatto bere il caffè. Io ho paura soltanto, ti parlo sinceramente, guardando l'arbitraggio della partita scorsa, un po' degli arbitri, perché non si può dare un'ammonizione a Oliveira dopo che ha subito un fallo, e il fallo laterale della nostra. Vabbè, lasciamo stare questo. Poi secondo me Fonseca sta un po' mettendo paura, perché a Leao non lo fa giocare, lo fa partire dalla panchina, perché Leao la fase difensiva non la fa, e di conseguenza lui ha paura del Napoli. Lui dice che è pronto per lo scudetto, vabbè, sono chiacchiere. Poi la ciliegina sulla torta, purtroppo dobbiamo aspettare, è Lobotka. Noi Lobotka ha dei tempi di gioco eccezionali, non è che Gilmour. Guarda caso, io aggiungo, Lukaku è sparito nelle ultime due partite da quando non c'è Lobotka. Sarà un caso, sì, non lo so. Sì, non lo so. Sì, quando non c'è Lobotka non stiamo tenendo più a McDominay. Sì, è sparito. E anche sparito Lukaku, eh. Sì, hai detto bene, è sparito pure McDominay, perché dettava dei tempi di gioco Lobotka che nessuno lì, ma nessuno a livello mondiale, secondo me, non ce ne sta. E poi se vogliamo vincere la partita, secondo me, se vuoi veramente la formazione, la devi chiedere al grande direttore, il direttore è bravissimo a fare le cose dopo la partita, non prima. Chiediamolo prima un po' con lui. Parla di Fedele, sì, il direttore, lui è bravo dopo a criticare. Secondo me dovrebbe intervenire per capire come farebbe giocare il Napoli lui stasera,
Io penso che ce la facciamo, perché Fonseca c'ha un'enorme paura. Il fatto che non ha messo a Fonseca a Leao in campo è paura. Va bene, grazie. Forza Napoli. Grazie. Ciao. E lui da quel lato non ha messo Leao, metterà Okafor. Sì, dal lato forte del Napoli, abbiamo detto, decisione di Lorenzo Anghissà e Politano. Ci saranno Terracciano e Okafor. No, c'è Okafor, sì. Beh, c'è da dire una cosa, io non credo che l'esclusione di Leao sia per paura, perché Leao non avrebbe giocato neanche a Bologna e non ha giocato neanche la partita di Champions, certo. È subentrato. Io invece dico, piuttosto, invece di facciamo attenzione, perché come noi abbiamo Neres per rompere le partite, Fonseca potrebbe avere Leao, quindi io, piuttosto che pensare alla paura di Fonseca, penso al timore che questo giocatore potrà... La partita cominciata, diciamo. Anche se lui è stato lo spauracchio, cioè spauracchio, il problema del Napoli nelle ultime due partite, anche celebrate nel film De Laurentiis nell'anno dello scudetto, certo, eliminando il Napoli dalla Champions League, quindi dai quarti di finale della Champions League. Perciò dico attenzione al Leao. Questi sono in Lega, Mimmo, questo amico Giovannino scrive: presidente Lorenzo Casini, vicepresidente del consiglio Luca Percassi, amministratore delegato Luigi De Siervo, consigliere di Lega indipendente Gaetano Blandini, consiglieri Tommaso Giulini, Maurizio Setti, Luca Percassi e Paolo Scaroni, appunto Scaroni del Milan, consiglieri federali Lotito, Marotta, presidente del collegio dei revisori, Dall'Occhio, componenti effettivi del collegio Calabretta e Tardini, Capitani. Ma io queste cose le so, forse il signore che confonde non ha capito una cosa, che non è che questa decisione l'abbia votata qualche presidente, questa è una decisione intrapresa dal presidente della Lega Calcio e dall'amministratore che peraltro volevano giocare la partita quelli della Lega, io so, quindi sindaco, prefetto e questore di Bologna hanno fatto, diciamo così, e forse anche il Bologna, che non voleva giocare in campo neutro, no, che ha preferito non giocare in campo neutro, forse hanno deciso. Il nostro amico radioascoltatore non ci ha compresi probabilmente, o siamo stati noi a non esprimerci bene per fargli intendere che il consiglio di Lega non c'entra niente, perché non è stata non è stato votato il rinvio della partita. Si vota in assemblea. Pubblicità, tra poco con Mimmo Malfitano e poi avremo anche Marco Fassone, ex dirigente del Napoli e insomma amministratore del Milan, che conosce molto bene la questione in casa rossonera e quindi ce lo dirà tra pochissimo. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli sempre, Mario Palligiano e Gigi Soriani adesso in regia, Mimmo Malfitano in studio con noi, storica firma della Gazzetta dello Sport, come ogni martedì 0816363663 per intervenire in diretta. In tanti chiamano in causa l'arbitro, sai che l'arbitro Andrea Colombo, classe 1990, quindi è abbastanza giovane, 34 anni, della sezione di Como. Ma quindi, tu... qualcuno dice a due passi da Milano, vabbè, ma tu in queste 9 giornate hai mai come dire trascorso un post partita di qualunque squadra senza la polemica arbitrale? Cioè oggi è un dagli agli arbitri, tra bar e arbitri è un dagli, una confusione totale agli arbitri, quindi si lamenta Napoli, si lamentano le altre 19, quindi è tutto un bel calderone. Va bene, allora sentiamo, vediamo un po' di messaggi, li leggiamo. Allora, buongiorno, perché non si passano una mano sul cuore e pensano alle persone che soffrono? Forse ce l'ha con quelli del Milan, non so, il Milan vuole preparare la giustificazione per un'eventuale sconfitta e per Fonseca, scrive un altro amico. Perché chiamare in causa il Napoli? C'è un complotto? Perché il Bologna doveva giocare senza pubblico e perdere gli incassi? È questa la spiegazione forse numero uno del rinvio. Per equità anche il ritorno doveva essere giocato a porte chiuse o in campo neutro. Sentiamo questo messaggio vocale, eccolo qui. Gianluca, ciao, buongiorno Maurizio. Buongiorno Maurizio. Sempre. Buongiorno. Ma io volevo capire una cosa, Gianluca, questi tifosi, capo, non sono tifosi, saranno tifosi di altre squadre, no? Che chiamano e dicono che Scaloni ha ragione, tutto quello che vuoi tu,
ma il Napoli in questa cosa che c'entra? Questo è quello che voglio capire. Cioè, ci sta il complotto, praticamente il Napoli che ha organizzato un male team a Bologna e quindi praticamente per farlo giocare contro il Milan senza Teo Hernandez e chi l'ha, te chiama, ma può piacere. No, è capitato, poi Scaroni si lamenta, il presidente del Milan, e chiama in causa addirittura le vie legali, perché il Milan farà ricorso evidentemente. Gianluca, la tua osservazione, quello che diceva poc'anzi, è esattamente quello che è la verità vera per cui è stata rinviata. Adesso, per carità, a prescindere dai disagi di tutto quanto accaduto, ma il Bologna avrebbe dovuto rinunciare ad un incasso milionario, perché ci sarebbe stato il sold out per questa partita allo stadio appunto di Bologna, e soprattutto avrebbe dovuto giocare senza i propri tifosi e in campo neutro. Io credo che alla base di tutto quanto accaduto per Bologna-Milan ci sia questo, insieme ovviamente all'aspetto poi alluvionale, meteorologico, a tutto quanto accaduto. Però posso chiedervi una cortesia, almeno in questa mezz'ora che manca da qui alla fine, possiamo evitare di parlare più di questa roba? Ormai l'abbiamo sviscerata in tutti i modi possibili. Pensiamo a Napoli, a Milan-Napoli di questa sera. Ecco, poi c'è questa amica Gilda che vuole sapere nella terna arbitrale, poi andiamo da Salvatore che è già al telefono, c'è di nuovo Simone Sozza che era ad Empoli 2 settimane fa. Vabbè, è passata una settimana, non è una settimana una dopo l'altra, ne sono passate due, quindi ci può stare, no, nell'alternanza. Sì, ma ma che, cioè, che cambia, che succede? Io non lo so. Vabbè, è un interrogativo. Vogliamo che ci vedere, vogliamo vedere i fantasmi da tutte le parti, vabbè. Allora, un saluto al grande giornalista Mimmo Malfitano e Forza Napoli sempre, che è anche il titolo della nostra trasmissione. E poi allora, ci sono i complimenti al dottor Malfitano per la sua eleganza dentro e fuori, questo amico Massimo da Scampia, Massimo Costa da Scampia. I complimenti vanno fatti anche a te e all'amico Ciccio Modugno, insieme alla solidarietà per gli attacchi che avete subito ieri sera dal dottor Franco Ordine, solo perché voleva difendere Scaroni a tutti i costi. E parliamo di questa PS. Ma il dottor Ordine se la prendeva lui la responsabilità di movimentare 30.000 e più spettatori, perché Ordine diceva, lui segue il Milan, diceva, poi magari ne parliamo solo con Fassone, poi andiamo da Salvatore al telefono, diceva come mai non si è giocato a Bologna-Milan per questioni di ordine pubblico e di sicurezza, quando nello stesso quartiere si è svolta negli stessi giorni la fiera delle auto d'epoca, che ha portato in fiera 120.000 persone. L'interrogativo di Ordine, onestamente, non possiamo dare una risposta a questo interrogativo. No, ma infatti, ma quando ci sono motivi extracalcistici, le decisioni spettano al prefetto, al sindaco, e sono decisioni contro la decisione del sindaco, del prefetto, non si può opporre nessuno. No, soltanto il TAR, insomma, il tribunale amministrativo regionale. Ti pare che il TAR vabbò, dai. Salvatore al telefono, buon pomeriggio. Sì, buon pomeriggio Gianluca, a te e al dottor Malfitano. Allora, io credo che queste lamentele rossonere abbiano avuto una esplosione mediatica. Stasera prevedo un qualcosina che possa pendere dalla parte rossa, e non voglio dire altro. E anche nera. Esatto. Allora, poi, le tre partite in cui Napoli non ha avuto tre rigori solari, se non avesse avuto la forza di vincerle, grazie al potenziale della squadra, dell'allenatore, di Conte, in Napoli a questo punto... Quali sono i tre rigori a cui ti riferisci? Quello su Politano? Monza, Como e Lecce. Monza, Como. Di Lorenzo, Politano, Kvaratskhelia. Sì. In Napoli a questo punto aveva 22-9, aveva 13 punti ed era ottava. Bisogna lamentarsi quando si vince, non quando si perde. Magari la pareggiava, insomma, quindi avrebbe avuto 6 punti in meno. Io sono un ex arbitro FIGC, 12 anni di tessera. Allora, se non diamo pieno potere al VAR, invece di farlo coadiuvare, come attualmente sta succedendo, non cambierà mai nulla. Il pieno potere lo deve avere il VAR, anche per i cartellini gialli, perché se tu non mi dai un giallo falso in una partita, perché il secondo giallo è rosso, anche per i falli, perché abbiamo visto il fallo su Buongiorno, il pestone su Buongiorno, l'arbitro ha fischiato fallo a favore del Lecce, e lì Lecce stava segnando.
Salvatore, Salvatore. Grazie innanzitutto. Queste tue considerazioni riguardano appunto la classe arbitrale, e tu sai benissimo che l'arbitro, lo sei stato per 12 anni, l'arbitro comunque si sente protagonista. In quel momento, in quei 95-100 minuti, lo è, e anche quando intervengono dal VAR, spesso e volentieri i colleghi che stanno nella sala di Lissone non sempre intervengono, ecco, proprio perché ci sono molti arbitri abbastanza suscettibili, e mi fermo qua. Allora, tra poco ancora al telefono 0816363 con Gigi Soriani in regia, messaggio vocale. Ecco. Buongiorno Antonio. Buongiorno Antonio. Ma veramente credete, cioè credono che è un vantaggio per il Napoli che non abbia giocato in Milan sabato? Il Milan sta più riposato del Napoli. E non è che te Hernandez e l'altro sono prendere. Per me se si giocava era meglio, perché Milan aveva una partita in più. Va bene, questa è la valutazione del nostro amico. Dite a Amalfitano che Juve-Napoli zero rischi e meritavamo la vittoria. Saluti da Enzo. Basterebbe giocare al Napoli come ha giocato con la Juve, che è l'unica squadra di rango che ha incontrato finora? Ma io non lo so, se a questo signore è piaciuto. A me quella partita, per la verità, mi ha dato allo stomaco, perché nessuna delle due squadre mi ha impressionato, e credo che ancora tutt'oggi nessuna delle due squadre continua ad impressionare. E voglio dire, il Napoli riesce a vincere, fa risultato e ok. Come ti spieghi però il 4-4 di Milano? Troppi errori in difesa? Ma dai, giocavano in allegria, e i gol che ha preso l'Inter sono veramente ridicoli, su. Ma come si fa a prendere gol in quel modo, con Ildiz completamente solo, gli dai la possibilità di aggiustarsi la palla, di mirare, di calciare? Cioè, queste sono cose. Però Mimmo, io tornerei sui 4 punti di vantaggio alla 9ª giornata, sì. Perché tu ci credi alla classifica anche dopo 9 giornate? Perché molti dicono no, è troppo presto. Io sono andato a ripercorrere. No, è un indizio molto serio. Sono andato a ripercorrere tutti i 30 campionati dal 94, cioè da quando ci sono i 3 punti, campionato per campionato. Sono 30 i campionati fino a oggi. E in 17 occasioni su 30, chi è stato primo alla 9ª giornata ha vinto il campionato. 17 su 30, quindi più della metà. È già un indizio. Sai quante volte in 30 campionati alla 9ª giornata una squadra ha avuto 4 punti, esattamente 4 punti di vantaggio sulla seconda? Credo una volta. 4 volte. Una volta. Napoli di Spalletti. 2 volte ha vinto il campionato quella che era in vantaggio e 2 volte non lo ha vinto, quindi siamo esattamente alla metà. Quindi qualche indizio comunque e qualche valenza questa classifica la ha, non possiamo trascurarla. No, infatti abbiamo detto che è molto indicativa. D'altra parte stiamo vedendo anche un po' i valori in campo, no? Di queste squadre. Dicevamo prima dell'allegria di Inter-Juventus, dicevamo delle difficoltà avute dal Milan, dalla Roma. A me l'unica squadra che in questo momento, forse 2 squadre, mi stanno impressionando sono l'Atalanta e la Lazio. Che giocano bene. Che giocano bene, fanno risultato. Ormai la Lazio va, no, mi fa piacere. Nuno Tavares, Marco Baroni, che certo, è un caro amico ed è una persona per bene. E vedo l'Atalanta, ragazzi, qua bisogna fare attenzione all'Atalanta, che se non verrà distratta dalla Champions, io ho l'impressione che sarà una delle candidate a questo sprint che ci sarà da qui a maggio. Sentiamo. Buongiorno, scusate, sono Massimo. Ma buongiorno Massimo. A Scaroni e a tutti quelli che prendono in considerazione seria questo presunto torto che avrebbe subito il Milan, ma se fosse successo il contrario, ossia se il Napoli avesse dovuto giocare prima con, cioè il Milan avesse dovuto giocare prima con il Napoli e poi con il Bologna, Mascaroni avrebbe montato tutto questo problema?
Ma probabilmente no, in Emilia ci sono persone senza casa, penso sia più importante di una semplice partita, scrive Jerry. 0816363 per intervenire in diretta. Questa è Forza Napoli sempre, Gianluca Gifuni con Mimmo Malfitano in studio e con Gigi Soriani in regia. Ragazzi, buongiorno Gianluca, Pietro buongiorno. Da Napoli. Buongiorno Pietro. Voglio chiedere a te e al signor Malfitano, ma fino adesso abbiamo vinto, ma poi questo Napoli sinceramente mi convince? A me forse no. Allora, devo dire che rispetto a Inter-Juventus distinguiamo le emozioni, e quella partita le ha date, lo spettacolo lo ha dato, ma per la scienza del calcio forse gioca meglio il Napoli di Inter e Juventus, per la scienza del calcio, per le geometrie, per i teoremi del calcio, Mimmo. Ma non lo so Gianluca, io non è casuale se ho detto non mi sbilancio su stasera, perché io non ho ancora capito che cos'è il Napoli. In parte sono d'accordo col nostro amico, perché in certi momenti manco a me il Napoli piace, ti dico la verità, che poi Conte parli di aria fritta perché il Napoli vince, ok, per carità, siamo tutti d'accordo che i tre punti sono essenziali, però io non lo so, si potrà andare sempre avanti così? Boh, vedremo. Allora, tra poco ci collegheremo con un dirigente che è stato dirigente del Milan e dirigente del Napoli, e chiacchiereremo un po' con lui, Mimmo. Adesso ci fermiamo, andiamo in pubblicità, tra poco, ancora, Forza Napoli sempre. Rieccoci in diretta, Forza Napoli sempre del martedì con Mimmo Malfitano in studio con noi come ogni martedì, Gigi Soriani in regia, chi vi parla è Gianluca Gifuni. Adesso ci colleghiamo con un grande dirigente sportivo, perché è stato direttore esecutivo dell'area stadio, marketing e vendite della Juve, poi direttore generale del Napoli, poi direttore generale dell'Inter e poi amministratore delegato del Milan, tra le altre cose. Quindi è certamente un grande dirigente che ha percorso, diciamo, i vertici di tutte le grandi società italiane di calcio. Marco Fassone, direttore, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Gianluca e un caro saluto a Mimmo. Ciao Marco, ben trovato. Senta direttore, prima di entrare, oggi c'è Milan-Napoli stasera, quindi siamo a qualche ora dalla partita, lei è un po' anche la sua partita, però le devo chiedere cosa pensa, se ha un'opinione, delle dichiarazioni di Scaroni, questa mattina sono pubblicate sul Corriere dello Sport in prima pagina, in cui dice, diciamo, il sindaco di Bologna col rinvio della partita ci ha danneggiati e si profilano anche... si prospettano, diciamo così, il ricorso alle vie legali da parte del Milan. È davvero, cioè, lei credo si sia fatta un'opinione, abbia commentato tra sé e sé, diciamo, questa situazione, cioè il rinvio di Bologna-Milan, il fatto che il Milan non avrà due giocatori squalificati contro il Napoli questa sera, però anche dall'altro lato il beneficio di non giocare e quindi di riposare per 10 giorni. Guarda, io quello che posso dirti è che quando svolgiamo il ruolo di dirigente di una squadra inevitabilmente siamo un po' di parte. Mi era capitato anche a Napoli, ricordo un giorno in una partita con la Juventus che Napoli era stata allagata e che si fecero feroci discussioni se la partita si sarebbe dovuta giocare o non giocare. Ho letto che il presidente Scaroni parla di dubbi che lui avrebbe sulla legittimità della decisione del sindaco, ed è ovvio che se così fosse subentrano tutta una serie di altri problemi. Se non è così e il sindaco ha preso quella decisione realmente per la sicurezza dei cittadini, per le condizioni in cui si trovava la città, eccetera eccetera, penso che ci sia poco da fare e sia stata una scelta di buon senso. Anche perché Marco, ci sono state, ormai c'è una polemica incredibile su questa vicenda a Milan e soprattutto Scaroni, ci sono stati anche colleghi che hanno fatto riferimento ad un altro evento che si è svolto proprio nella zona stadio a Bologna qualche giorno. Sì, prima, sì, negli stessi giorni, negli stessi la fiera giorni, delle auto d'epoca, esatto, con 120.000 spettatori in 3 giorni. Insomma, ecco. Quindi ecco, è anche un po' questo che ha, secondo me, scatenato l'ira dei dirigenti rossoneri, no?
Ma infatti è proprio quello, io dico, se alla fine ci si accorge che non c'erano i profili di legittimità per assumere quella decisione, allora si aprono altri scenari, e ha ragione il presidente del Milan a valutare le richieste di potenziali danni che sono complicati da dimostrare, ma che certamente ci possono essere. Se invece la decisione era legittima, perché oggettivamente, non, io non lo so, quella zona lì presentava problematiche diverse dall'altra, quindi bisognerebbe entrare nello specifico e nel merito, e sono assolutamente impreparato a farlo. Se così non è e la decisione era legittima e prudente, purtroppo spiace se ci sono stati dei disagi per il Milan, che però magari è più fresco questa sera, non lo so, insomma, quindi ci sono disagi, vantaggi e svantaggi, sì, è complicato, sì, sì, entrare fino in fondo nel merito. Insomma. Marco, ma ti piace questo Napoli? Veniamo al dunque. Mi piace molto perché tutte le squadre di Antonio Conte hanno questa caratteristica e questa prerogativa che in pochissimi mesi da quando lui arriva riescono ad assumere una connotazione, una caratteristica e uno spirito in linea con quello del suo allenatore e a ottenere risultati nel breve periodo, no? Cioè non c'è mai bisogno di un lasso di tempo lungo perché lui riesca a esprimersi al meglio, e Napoli sembrerebbe aver assimilato in tempi molto brevi i dettami del suo capitano ed essere già oggi una squadra organizzata, ordinata, concreta e che fa punti, per cui mi piace, sì. E Milan-Napoli, che partita sarà questa sera? Lei sarà al Meazza? La guarderà da vicino, direttore? No, io me la godo in televisione questa sera. Allora, tra le due squadre, no, adesso poi la singola partita, come sempre, può succedere di tutto, ma in generale, diciamo, nell'arco di un intero campionato, mi sembra che il Napoli abbia qualcosina in più, no? Il Milan ancora oggi non ha chiarito bene alcune situazioni interne, non si sa quali siano i titolari, ci sono un po' di scommesse fatte dal suo allenatore. Conte mi sembra per il campionato italiano un po' più sicuro di quanto non sia Fonseca, quindi io ho una leggera preferenza sul lungo periodo per il Napoli, poi la partita secca andrà come andrà, insomma. Ma io ti devo chiedere, avendo la fortuna di averti in diretta con noi oggi e conoscendo le tue grandi qualità professionali, al di là poi di quelle umane come persona, perché sei stato davvero veramente una persona eccezionale, una delle persone più belle passate per Napoli, lo dico, dire, nel club, ecco. Posso dire, no, è la verità, è la verità, lo dico, io non dico, ma mi sbilancio mai così, una delle persone più belle e trasparenti passate diciamo nel club, posso dire senza ombra di smentita alcuna che Marco Fassone è stato l'unico dirigente del Napoli col quale ho avuto un rapporto di grande rispetto, amicizia e professionalità, e di questo lo ringrazio. Però quello che volevo chiedere a Marco era questo, ti dico velocemente, io investo 170 milioni, lo faccio a te che sei un grande dirigente, investo 170 milioni tra mercato e staff tecnico, do tutto, come dire, il potere nelle mani di questo allenatore manager. A questo punto che cosa mi aspetto? È ipotizzabile che ci si aspetta solo il quarto posto per entrare in Champions, o chi fa investimenti del genere punta a tutt'altro, conoscendo poi quella che è l'idea dell'allenatore, certo, ovvero che il secondo è il primo dei perdenti. Ma allora, non bisogna basarsi sulle schermaglie tipiche, no, degli allenatori, talora anche dei dirigenti che si nascondono un po', no? Non c'è dubbio che la scelta che ha fatto il presidente De Laurentiis quest'estate, dopo un'annata ricca di errori, di frustrazioni, di delusioni, sia stata quella di scegliere, direi, uno dei due o tre allenatori top del mondo, nella consapevolezza che se si sceglie Antonio Conte probabilmente i risultati arrivano rapidamente, ma bisogna lasciare a lui le chiavi quantomeno della parte sportiva ed avere nei suoi confronti un rapporto di grande fiducia, credere fortemente nel suo lavoro, e il presidente De Laurentiis ha deciso di farla. Questa che è una scommessa, ma una scommessa non a così alto rischio, perché Conte insomma ha una sua storia professionale, no? E che lui sia andato a Torino, a Milano, al Chelsea o dove è andato, ha vinto sempre e ha vinto subito, no? Quindi si tratta solo di capire, e io questo non lo so bene, se quello che ha trovato Antonio quest'estate rispetto al campionato scorso
era così disastroso e quindi c'è bisogno oggettivamente di un tempo magari non così rapido per arrivare subito ai vertici, oppure se ce la si può fare già quest'anno, ma che certamente in un periodo, diciamo, biennale, insomma, il Napoli sia stato ricostruito nella testa del presidente per ritornare ad appropriarsi del meraviglioso titolo vinto con Spalletti, io su questo non avrei dubbi. Prima di salutare Marco Fassone, due curiosità. La prima, visto che lei è stato dirigente della Juve, dell'Inter, del Napoli e del Milan, e quindi delle quattro big del campionato, c'è questa schermaglia anche a distanza tra Conte e la Juve, no? Si è capito, la Juve che dice no, le favorite sono il Napoli e l'Inter, il Napoli e Conte che dicono no, hai voluto la bicicletta e pedala, insomma, qual è la squadra favorita quest'anno? Con il Napoli che ha 4 punti sulla seconda. Prima davo anche dei dettagli sulle classifiche storiche, perché di solito alla nona giornata più dalla metà delle squadre ha poi vinto il campionato, quando era prima. Ma allora, vedevo proprio stamattina, stavo analizzando bene i bilanci nuovi dell'Inter e del Milan che sono stati presentati in questi giorni dopo le rispettive assemblee, no? E ho visto che ci sono state delle virate abbastanza significative dal punto di vista strategico della nuova proprietà del Milan e si cominciano a intravedere anche quelle della nuova proprietà dell'Inter. Analizzando quello e sapendo invece che il Napoli viene da una proprietà lunghissima e stabilissima e non sottovalutarlo, questo ha dei vantaggi indiscutibilmente, io mi sono fatto una graduatoria di quest'anno personale che mette ancora l'Inter per quest'anno in prima posizione, perché ha la continuità di Marotta, perché ragiona su una base molto forte che era quella dell'anno scorso, e quindi io credo che quest'anno un pelo di vantaggio sul lungo periodo ce l'abbia ancora l'Inter. Ma credo che l'anno prossimo l'Inter e il Napoli, e vediamo cosa succede della Juventus, possono veramente avere un campionato molto equilibrato. Oggi l'Inter, secondo me, ha ancora un piccolo margine sulle altre. E l'ultima, lei che è insomma, un grande esperto di centri sportivi, di stadi, di investimenti in strutture, tra le altre cose. Insomma, qui pare che De Laurentiis si sia deciso a prendersi lo stadio in affidamento, più o meno come sta succedendo a Milano con Inter e Milan, mi pare di aver capito dalle parole del sindaco di Napoli Manfredi, e si sia deciso anche a costruire un centro sportivo. Insomma, lei finalmente dopo 12 anni da quando c'era lei nel Napoli si vede qualcosa da questo punto di vista? Ma lo leggo e lo sento, quindi sento che ci sarebbe un ritorno di fiamma, che forse il presidente a questo punto si è veramente convinto che sia importante dotare la struttura calcistica di un club di primo livello anche di infrastrutture, no? Quindi il centro sportivo certamente, lo stadio. Quindi lo leggo, penso che il presidente si sia convinto, so che per arrivare poi a dei piani esecutivi, a dei progetti, a dei permessi, in particolare per lo stadio, la strada è abbastanza lunga, ma gli auguro di trovare la strada giusta e che il Napoli nel giro di qualche anno possa strutturarsi anche dal punto di vista delle infrastrutture, così come ha saputo fare dal punto di vista sportivo negli ultimi anni. Condivide, diciamo così, seguire la strada di Milan e Inter da parte del Napoli e di Napoli? Sullo stadio, realtà, la strada di Milan e Inter non è che sia così chiara, Dicevo appunto le dichiarazioni di Scaroni che dice la mia prima scelta è sempre San Donato, però tengo buona anche l'ipotesi di costruire uno stadio a fianco dell'altro stadio, quindi lì non lo so, io credo che le strade italiane di successo sugli stadi siano abbastanza evidenti: Juventus, Atalanta e Udinese. Juventus, Atalanta e Udinese sono riuscite a sfruttare al meglio la legge degli stadi lavorando sullo stadio esistente, tutte e tre hanno ottenuto i permessi, hanno lavorato e hanno costruito degli stadi, qual più qual meno, che sono dei piccoli gioiellini e probabilmente i più belli dal punto di vista della modernità che ci sono adesso. Secondo me, se il Napoli va su quella direzione lì, ruba le cose buone che hanno fatto Juve, Atalanta e Udinese al San Paolo, al Maradona, insomma, potrà fare veramente uno stadio alla grande altezza del club e della città. Grazie a Marco Fassone, un grande dirigente sportivo, grazie per questa chiacchierata, e stasera vinca il migliore tra Milan e Napoli, possiamo dire così, chiudiamo così. Grazie, vinca il migliore, grazie ancora per le vostre parole, un saluto a tutti. Grazie, ciao Marco, grazie a Marco, ciao, ciao. Fassone, e chiudiamo con Felice che scrive: ti chiedo il favore di comunicare in radio una grave discriminazione che sta avvenendo per la vendita dei biglietti di Napoli-Roma, che si giocherà il 24 di novembre al Maradona. La vendita è vietata a tutti i residenti nel Lazio, anche se possessori della tessera del tifoso del Napoli. Allora,
si chiede Felice, a cosa serve la tessera del tifoso? Cercheremo di analizzare e approfondire questa questione. Sì. Questa questione. Mimmo, siamo in chiusura, abbiamo fatto anche una chiacchierata con Marco Fassone, certo, su vari temi, direi interessante. Per molto interessante, anche perché io lo ritengo uno dei dirigenti più preparati. E ti dirò di più, guarda, io gliel'avrei affidato la Lega Calcio a Marco Fassone. Lui ha avuto in Inter, Milan, Juve, Napoli effettivamente delle, come dire, società che ho l'impressione che non ne abbiano saputo apprezzare, secondo me, la valenza. Però è un dirigente che potrà fare sicuramente molto bene al calcio italiano. Ti auguro di seguire con grande gioia Milan-Napoli. Buona partita, caro amico. Speriamo, speriamo, ci sentiamo e ci vediamo martedì. A martedì prossimo, fisicamente qui, in settimana ci risentiamo. Adesso sta per arrivare un'altra ora di grande calcio su Radio Marte con Marte Sport Live. Ci sono Dario Sarnataro ed Emanuela Castelli con Gigi Soriano in regia. Grazie a tutti per averci seguito. Da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio e ci sentiamo stasera dalle 20 per il prepartita di Milan-Napoli fino a mezzanotte inoltrata. Il match, il racconto del match e il dopo partita con i commenti a caldo dei protagonisti dal Meazza e le vostre telefonate, gli vostri interventi allo 081 6 6363. Buon pomeriggio, a stasera.